Un incontro, quello avvenuto questa mattina all'interno della sala Silvia Pellegrino di Agrigento, tra il presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi, e dirigenti scolastici degli istituti di competenza provinciale. Un incontro voluto fortemente da Dorsi allo scopo di promuovere, valorizzare ed insegnare nelle scuole la lingua siciliana, un patrimonio da salvaguardare, il dialetto siciliano che oggi viene ancora di più tutelato grazie alla legge regionale emanata dall'assessore regionale all'istruzione Mario Centorrino. Quello di oggi non è lo studio linguistico del siciliano a scuola, ma nella scuola dell'autonomia è un invito che il presidente Dorsi, di concerto con me, assessore alla pubblica istruzione, facciamo ai dirigenti scolastici affinché nel loro monte ore, 20 ore del loro monte ore, potrebbe essere utilizzato per lo studio non solo della lingua e del dialetto siciliano, ma proprio della storia, della letteratura italiana e la storia anche artistica, sociologica, etnologica, antropologica del territorio. Un invito dunque, quello rivolto ai giovani di oggi, di appropriarsi di un patrimonio che rispecchia la loro identità e la loro cultura senza mai perderne di vista l'importanza.